presi. Il Crotone è ormai padrone della partita. Cross di Correia, colpo di testa di Djuric ed è 3-0 al 38. Finale, l'azione è portata avanti dal Crotone. Il servizio al centro, la palla arriva tra i piedi di Djuric che salta un avversario di Enne bosniaco Djuric su gentile omaggio di Pagani e Sicignano. Tutto troppo facile per l'ultima della classe che addirittura si lo affronta Mandorini e il gol di Djuric. Dov'è? Motta, Djuric, ancora Djuric per... Squadra di casa resta in 10 per l'espulsione di Daiello per fallo su Djuric, con conseguente calcio di rigore per i pitagorici. Effetto il cross e Djuric che realizza il gol, chiudono il match 3-1 per il Cesena, che rimane al secondo posto in compagnia del Brescia. Qui rivediamo il gran gol. Arriva il vantaggio degli squali. Khalil se ne va palla al piede e serve un assist d'oro per lo stesso Djuric, che con estrema freddezza anticipa l'intervento di Bergamelli e infila con un perfetto diagonale l'estremo difensore bergamasco. Secondo gol in due partite per il 21enne attaccante ex Cesena. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, succede di tutto nella ripresa. Fortunato inserisce subito la mossa Djuric, il bosniaco ripaga il tecnico romagnolo con l'acuto del 4-2 su azione d'angolo sfruttando l'attore di un positivo Paponi. Tardivi però gli inserimenti dei due attaccanti in sostituzione di uno spento Ferretti. Non ci sarà più tempo però per il Cesena nel recupero, anzi è il momento migliore della squadra di Foscarini e segna il Cesena. Zaccherini si accentra, cross felpato per Djuric che sfugge a Cherubin. Da lì il giovane bosniaco non sbaglia, primo gol stagionale per lui. Rivediamo il colpo di testa a cercare il palo lontano. L'azione dei calabresi da Cutolo a Gagliardo per Djuric, russo ancora Djuric, 1-2 Crotone, tutto in 8 minuti. I calabresi sono adesso in vantaggio e veramente due gol in 8 minuti. Djuric e poi quella anche di Schelotto, ed è proprio Schelotto che mette dentro, assist al bacio per... Scivola di Lucia, attenzione, poi Djuric, porta vuota, è il pallone in gol, gol pazzesco di Milan Djuric sull'errore di De Lucia. Cristiano è pronto per battere, va con il suo sinistro, palla verso Lupoli, palla nel mezzo, Djuric, 1-1. Pallone al centro per l'ariete Djuric che prova la giocata a effetto, ma è bravo Martinelli in chiusura. Giocatore classe 92, intanto pallonetto di Cristiano! Ora per Giaccherini, che ha spazio tra le file. Giaccherini lo affronta Mandorini e il gol di Djuric! Dov'è? Per vedere qua. Hanno perso. Allora, è anche in casa. Attaccante brasiliano Pia, ma quando meno te lo aspetti arriva il pareggio dell'Ascoli, lo sigla proprio Djuric, cross al bacio da parte di Sommese e stacco di testa preciso e punto. Disegna questa parabola verso il centro dell'area. Tomovic perde il contatto con Djuric che è indisturbato al momento dell'impatto. Tiene in scacco tutta la difesa giallorossa. Alla mezz'ora prova la sforbiciata controllata. Und da hat meiner Meinung nach Jan Kirchhoff, der Torschütze, gepennt. Vorne ist Sobig und da in der Mitte geht Jan Kirchhoff mit Djuric überhaupt nicht mit. Oliver Sorg, die Nummer 24, kann da nichts machen. Hier, Djuric da. Полузащитник был Шатамидзе, его вместо которого вышел Максим Григорьев. Под 16 номером, 7 номер у Сергея Петрова, 8 у Олега Шатова. 9-й Павел Яковлев, 10-й Денис Черышев, под 11-м номером был Максим Канунников, которого сменил Федор Смолов. Смолову на футболке номер 15. Эво прилик, эво шанс за Джурича. Может ли то завершить голом? Джурич может! Видуло! Красная акция за великую победу против великого ривала. Kakav debi Djurića, ali kakva akcija Jasmina Mešanovića koji je povukao to sa naše polovice, izbacio Stevanoviću, ovaj već sada A reprezentativac, možemo reći uposlio Djurića, koji pokazuje da nije samo toliko dobar u skok igri, nego da se zna jako dobro snaći u ovim situacijama. Prijem lopte i onda izvanredna realizacija, tu su se nakon toga Kugan.
wieder Stefanovic mit dem Ball und dann einfach schlechtes Stellungsspiel. Und der Kopfball von Juric gegen Kirchhoff ins lange Eck, das darf so nicht passieren, auch wenn Juric 2 cm länger ist als Jan Kirchhoff. Juric okrenut je leđima, traži poziciju za šut, povratna lopta, evo da 1-0. Uspio je da ubaci Juric, 2-0. Eto konačno. Drugi nastup, drugi gol Milana Djurića. Stevanović asistent. Odlična lopta na drugu stativu, Djurić je pobjegao svom pratiocu, pogodio suprotni udar. Četvrti i 54. minut. Schauen wir nochmal hier. Sorg hat gepennt gegen Stefanovic und dann in der Mitte vollkommen frei Milan Djuric. Und gerade habe ich noch gesagt, Mensch, die können doch kein Kopfballtor machen. Machen sie aber, weil mit der Nummer 4 Lasse Sobich den Sturmführer Djuric einfach mal frei. Passa al 4-4-2 con l'ingresso di Filippini, autore del gol che riapre il match. Benassi è sorpreso sul suo palo. Il presagio diventa poi fantasma al minuto 9, quando Djuric si infila tra le maglie della non impeccabile difesa leccese e spedisce in rete. La partita è cambiata, la supremazia palese del primo tempo segue. Subito le distanze, il sinistro di Cutolo si stampa sulla traversa, l'azione continua. La palla è recuperata da Loviso, cross in aria, bambola colossale della difesa dell'Empoli. Al 19° il raddoppio del Crotone con l'azione più bella della partita. Cross di Correia, Djuric, spalle alla porta, controlla e poi rovesciata, scaraventa il pallone alle spalle di Pelagotti. 2-0, il primo gol in campionato anche.